Buonasera e benvenuti a tutti. I signori che si collegheranno qui sui canali in cui sono in diretta, ovviamente sono i soliti Instagram e Facebook. E quindi buonasera e benvenuti. Allora, oggi tratteremo un argomento molto importante. Intanto siamo qui da Bologna. Oggi è giovedì e quindi il corso è qui a Bologna. Non vi faccio vedere la sala perché... Mi credete davvero? Non mi credete? Eccola qua, tac, tac, ok? Bene, signori, dovete prendere una decisione. La decisione è di fidarvi di me, perché se non vi fidate di me, cosa l'ho portato a fare questo video e tutti gli altri? Quindi l'argomento è veramente interessante perché io parlo con tante persone che sono nella condizione di avere un'attività, di essersi creati un'attività, libero professionista, imprenditore, persone che lavoratori autonomi, artigiani, che cadono sempre nella trappola di lavorare 24 ore, tanto per fare un esempio, sempre, 7 giorni su 7, senza staccare mai. Perché se si tolgono loro, l'azienda si ferma. Allora, questa è una fase dell'attività. È una fase nella quale ci arriviamo tutti, ok? Il punto è che qui, se non inizi ad assumere delle strategie specifiche, perché dove sei arrivato? Magari ci sei arrivato un po' per intuito, un po' per conoscenze, per magari perché sei molto bravo nella tua professione, eccetera, eccetera. Però se adesso non inizi ad acquisire competenze nuove, competenze diverse che ti portano a crescere ulteriormente, quindi a sviluppare il tuo business, ma senza che tu debba stare sempre lì, senza aumentare il numero di ore che stai lavorando, anche perché non ce ne sono più, non ci sono altre ore nella giornata. E poi considera il fatto che se tu non arrivi al livello successivo di questa fase, quindi la fase in cui tu hai finito lo startup, cioè tu hai avviato l'attività, perché se non è avviata, se non è solida, con una base solida di clienti e di prodotti che ti portano un margine, non sei, cioè, vuol dire che non hai tempo, non hai soldi, non hai futuro, stai sbagliando qualcosa, fermati perché non va bene. Però invece se stai guadagnando, quindi se la tua attività va bene, vuol dire che sei arrivato a quel livello in cui devi imparare a sviluppare ulteriormente la tua attività senza dover lavorare di più, anzi, iniziando a lavorare meno. Quindi devi avere un progetto nella mente, che poi si trasferisce su carta, che poi si trasferisce in realtà, che ti porta a sezionare tutti i vari settori della tua azienda e iniziare la fase di... o di delega, che può essere delega interna o delega esterna. Questo è fondamentale, perché è proprio quello che distingue un imprenditore da un lavoratore autonomo, un imprenditore da un libero professionista, un imprenditore da uno che fa tutto lui. Quindi la fase di impresa viene adesso, perché l'imprenditore che cos'è che fa? Ha un'idea, la porta sul mercato, aggiunge valore aggiunto a questa idea, quindi crea un processo vincente, crea un'azienda, crea un processo automatizzato che porta servizi, prodotti e servizi al mercato, prodotti e servizi che il mercato ovviamente deve richiedere e deve voler pagare, ok? Perché vanno a soddisfare un bisogno delle persone, del mercato esigente che esiste oggi, ok? L'imprenditore che cos'è che deve fare sostanzialmente? Una volta che ha portato questo processo ad essere vincente, ad essere automatizzato, a essere efficace, non automatizzato, a essere richiesto, quindi il prodotto è richiesto, c'è il margine, crei le economie per iniziare a fare sì che l'azienda si autofinanzi, ok? Quando sei arrivato a questa fase in cui l'azienda si autofinanzia a livello economico, quindi il conto economico va bene, ti lascia un bel margine, allora lì devi passare alla fase che si autofinanzi con il tempo, cioè che non debba utilizzare sempre il tuo tempo, quindi inizi il processo o di delega o di vendita, perché quando tu hai portato un'azienda, gli hai creato un processo,
vende, hai creato dei clienti, hai creato un IN, hai creato un giro, un volume di affari che si, e l'azienda si autofinanzia, allora tu hai creato un valore aggiunto. Questo valore aggiunto, ok, che può essere, che ti porta a due guadagni. Primo, il guadagno del brand. Secondo, il guadagno dell'utile dell'azienda, che è quello che ti porta ogni mese, ogni semestre, quindi ogni fine anno, ogni anno. Quindi quando tu sei a questo livello devi scegliere o la vendi, ti fai pagare con il valore aggiunto, oppure la deleghi. Cosa vuol dire? Vai a sezionare la tua azienda, il tuo processo, e vai a trovare le persone più brave di te in ogni singolo processo. Perché se tu sei molto bravo nella visione d'insieme, sei stato molto bravo ad avere questa idea, sei stato molto bravo a svilupparla, ecco, adesso capisci bene che per andare al passo successivo devi prendere persone più brave di te nella tua attività, quindi nei vari settori, non in tutta l'attività, nei vari piccoli settori. Quindi devi spezzettare questo processo e devi assumere persone, o prendi collaboratori esterni senza assumere, tanto meglio, per far sì che loro sviluppino ulteriormente quel segmento, quella piccola parte del processo aziendale, quindi la parte amministrativa, la parte operativa, la parte di marketing, la parte di posizionamento, di vendita. Insomma, si può sviluppare, poi dipende anche che attività, ok? E inizi la fase di delega. Quindi che cosa vuol dire? Se deleghi, abbassi i tuoi guadagni istantanei, ma liberi il tuo tempo. Quindi prova a pensare, è molto meglio ammazzarsi di lavoro e guadagnare 10.000, 20.000, 30.000 euro al mese, ma non avere tempo, e arrivare a un punto in cui ti stai praticamente esaurendo a livello mentale, cioè stai diventando esaurito perché non hai tempo, sei sempre sul lavoro, non hai soddisfazioni personali, non riesci a distrarti, non riesci a prenderti cura della tua famiglia, del tuo partner, i tuoi figli li vedi con la cartolina, ogni volta che vai in vacanza perdi del fatturato, cioè cose così. Oppure è molto meglio guadagnare 5.000 euro al mese, ti faccio esempio, quindi la metà, se fossero 10, la metà, o anche 3.000, ok? E se fossero 10, scendi a 3.000, ma senza che tu debba dedicare più di 2 ore a settimana. Qual è che ha più valore? Perché ti dico la seconda? Perché mentre la prima ti porta sempre un ingresso fisso mensile, ok, senza occupare praticamente il tuo tempo, tu ne crei un altro e poi ne crei un altro, perché i processi alla base, la filosofia che c'è dietro questo processo, alla fine è lo stesso. Quindi poi diventi una persona veramente di valore, ok? Quindi poi da lì acquisisci valore come, insomma, imprenditore, manager, ci sono altre strade, altre fasi, e il tuo guadagno aumenta esponenzialmente. Questo è il processo, non è che me lo sto inventando io. Cioè, se tu guardi delle persone di grandissimo successo, di grandissima levatura a livello imprenditoriale, è questo quello che fanno. Loro hanno più attività e fanno analisi e controllo, perché con uno sguardo attento sui dati gli bastano 5 minuti per capire se le cose vanno bene, poi sanno delegare. Perché? Perché la cosa più importante che fa l'imprenditore è capire e gestire bene le persone, andare a soddisfare i loro bisogni, andare a farsi percepire come necessario, come utile, come un leader, come un esempio da seguire per ideologie, per valori, per efficacia, per qualità, e non per fare la guerra del prezzo. Se sei ancora lì che fai la guerra del prezzo, fermati. Se sei lì che non hai tempo per fare nulla, fermati, perché se poi ti prende qualcosa a livello fisico, un problema, una malattia, l'azienda ti crolla addosso e tutto quello che hai fatto è finito. Se ti lascia tua moglie, se ti lascia tuo marito, se la famiglia ti abbandona perché non gli dedichi tempo, hai finito. Se la tua salute ti abbandona perché la stai trascurando, per te c'è solo il lavoro, hai finito. Quindi una volta che sei arrivato a creare un processo che ti porta un vantaggio economico, che comunque vedi che c'è del buono, devi imparare a ragionare più a lungo termine, a slegare il tuo tempo dal guadagno. Se non entri dentro queste strategie, se non entri dentro quest'ottica, sei finito, perché oggi non puoi competere da solo con le uniche tue energie nel mercato di oggi. Non è possibile, non è possibile, perché non riesci ad acquisire tutte le competenze giuste e specifiche, ci vogliono più persone, non riesci ad aggiornarti così velocemente, non riesci a fare da solo quello che le aziende
fanno collaborando fra di loro, capisci? Quindi crea un pool di persone unite che crea processi vincenti, nel senso che tu hai la visione d'insieme e gli altri vanno a sviluppare ognuno il suo segmento del processo iniziale, totale, che è la tua azienda. Così poi dopo tu hai anche il vantaggio di aver creato un brand di successo, e questo ha un bel valore. Perché ti dico queste cose? Perché 3 anni fa praticamente io non avevo soldi, non avevo nulla. Oggi ho fondato insieme ad altre persone la Warriors Project, che è un'associazione culturale, che novembre 2016 c'eravamo io, il segretario, un vicepresidente, adesso siamo io e il segretario, abbiamo portato più di 60 soci e siamo cresciuti al 100% ogni anno, 2017 rispetto al 2016, 2018 rispetto al 2017 e i primi mesi del 2019 rispetto al 2018 abbiamo sempre una crescita del 100%. Abbiamo portato beneficenza, abbiamo dato borse di studio a 12 persone a Parma che aiutano chi non ha nulla per strada, chi non ha niente da bere, da mangiare, chi non sa dove andare a dormire, chi d'inverno non ha neanche una coperta per coprirsi. Abbiamo dato le borse di studio a 12 persone, quindi abbiamo portato 12 persone al volontariato, perché incentiviamo il volontariato. Abbiamo portato 2.000 persone in poco più di 2 anni e mezzo a fare corsi gratuiti tra Parma, Reggio Emilia e Bologna. Siamo arrivati in 3 città, siamo partiti solo da Parma all'inizio e adesso siamo in 3 città. Siamo arrivati a fare corsi sul business anche alle Canarie, ok? Perché abbiamo ampliato la nostra gamma di corsi. Crescita personale, crescita professionale, oltre alla crescita relazionale. Adesso sto sviluppando un corso sulla vendita efficace, perché devi imparare a vendere. Tutto questo per portare le persone a raggiungere i propri obiettivi, il livello di salute, business e relazioni. Mettere in armonia queste 3 aree, perché se non metti in armonia queste 3 aree non riuscirai mai a fare nulla. Ciao Domenica, tutto bene? Bene, io per stasera ho finito, devo stare sotto i 10 minuti, quindi clicca sul link, guarda i nostri prossimi corsi, prenditi i codici sconto, prendi solo guarda anche il video che c'è nella opt-in che ti porta di là, video introduttivo, e poi dopo scegli se iniziare a essere padrone della tua vita o se continuare a subire le emozioni, gli eventi e gli altri. Buona vacanza, che sei a Rimini, divertiti, domenica, e ci vediamo o in aula o in video. Ciao!